Buongiorno ragazzi, ovviamente mi dicono, ma riferendomi ad un personaggio che ha parlato di Lion Rock, ma senza offesa, ma uno con quella faccia merita risposta, uno che dura fatica a parlare in italiano, che secondo me, con tutto il rispetto, secondo me ha preso la terza media alle serali, che parla di Lion Rock, gente che può fare su YouTube solo qualche visual calunniando gli altri e sparando puttanate, perché poi la documentazione che è accessibile a tutti voi dice l'esatto contrario. Ovvero sia, cioè io dico, duri fatica a parlare in italiano, hai preso la terza media con sette esami a pagamento e parli di Lion Rock. Allora, dato ufficiale. Lion Rock, la questione Lion Rock nel 2021, e c'è la documentazione, potete trovare anche voi, da noi come canale degli esonerati, è già stata trattata più volte ed in passato, come dice anche Effenberg. Ne parlavamo nella nostra chat privata di qualche personaggio che dovrebbe parlare di altre cose, cioè te a malapena sai fare una O con un bicchiere e parli di Lion Rock. Comunque, il rappresentante di Lion Rock in CDA Inter si è dimesso nel maggio 2024 all'atto dell'escussione delle azioni in pegno. Lo ripeto per l'ultima volta. Il rappresentante di Lion Rock, ed è certificato, è documentato, del CDA Inter si è dimesso nel maggio 2024 all'atto dell'escussione delle azioni in pegno. Quindi, prima di parlare di cose che non sapete, perché sicuramente qualche decerebrato vi segue, vi dà un like, ma poi ragazzi, sta anche, non parlo degli interisti ovviamente, parlo di tifosi di altre squadre, no? Perché io ho sempre detto, ok, lo sfotò, ma ci vuole anche rispetto. Questi non sanno nemmeno leggere e scrivere, parlano di finanza, di Lion Rock. Vuoi sapere quello che cosa ha capito? Quello non sa nulla. Questi personaggi possono fare qualche visual e qualche scritto solo calunniando l'Inter e giocando sull'ignoranza delle persone, di gente più ignorante di loro, perché non hanno le qualità per stare su YouTube, non capiscono nulla di calcio e questi fanno i video con la maglietta della Juve, ma fanno visual solo calunniando l'Inter e dicendo falsità. Il livello di YouTube di questi personaggi è schifoso. Io ho parlato di una roba ufficiale che potete tranquillamente verificare voi, di quando si è dimesso il rappresentante di Lion Rock all'escussione del pegno a maggio 2024. Era presente anche all'ultimo CDA di Zhang. Per quello che poi lasciamo perdere questi personaggi, perché cioè, basta guardarli per capire, cioè, questi su YouTube cosa possono fare. Parlare male dell'Inter, si sono accorti che qualcuno li segue, se parlano della Juve non li segue nessuno, se parlano, calunniano, non se parlano, se calunniano l'Inter, trovano qualche decerebrato che gli dà un like e che li seguono. Ma questa è gente inutile, cioè questa gente qua su YouTube non ci dovrebbe nemmeno stare. E infatti YouTube è diventato un porcilaio, dovrebbe fare un po' di selezione. Per quello riguarda poi Gobisso, e concludo il video, ragazzi, perché in questo periodo duro fatica a parlare, visto la nevralgia che finalmente l'ho curata bene, mi è passata, però mi hanno detto di non sforzarmi nel parlare. Quindi, se Gobisso, il presidente della Fiorentina, dall'altro con 2,5 miliardi di debiti, te parli di Zanghe, che a me non è mai piaciuto, ma anche te qualche buffarello in giro ce l'hai, buffarello inteso come debiti. Se commesso dice, guarda, non mi riesce nemmeno a pronunciare il tuo nome. Ti devo riconoscere che hai fatto un gran lavoro nel Viola Park, perché io l'ho visto, sono entrato con un mio amico, è bellissimo, ma per il resto sei comunque un presidente che non era mai successo nella storia della Fiorentina, stai diventando la succursale della Juventus. E poi, caro commesso, spiegami come hai fatto a pagare 18 milioni e mezzo Kin, che era libero a zero tra qualche settimana,
e che in un anno ha fatto 0 gol. Solo te puoi pagare 18 milioni e mezzo Kane dalla Juventus. Comunque, caro Gobisto, se secondo te, scusate, se secondo te ci sono state delle irregolarità, o fai una denuncia, perché altrimenti ti si potrebbe ritorcere contro, caro Gobisto, perché a quanto pare, a quanto si legge su Repubblica, hai dato dei corrotti alla federazione e agli altri organi competenti che hanno vigilato e che hanno certificato l'idoneità per quello che riguarda l'Inter. Quindi o fai una denuncia oppure, cioè, capito, sono diffamazioni, commisso. Devi denunciare la federazione e gli organi competenti che hanno vigilato e dire che hanno fatto delle magagne. Ma fai una denuncia, perché altrimenti, cioè, ti si potrebbe ritorcere tutto contro, perché gli organi federali potrebbero tranquillamente denunciarti. Quindi non lanciare il sasso e scappare, Gobisso. E poi te lo ripeto: te a me mi devi spiegare come hai fatto a pagare quasi 20 milioni un giocatore che in un anno ha fatto 0 gol e che era libero a zero tra qualche mese. Spiegaci quello, Gobisso. Quello devi spiegare te ai tifosi della Fiorentina che ti chiamano Gobisso, perché non si era mai visto a Firenze tutto questo sciame bianco-nero. Non l'avevano mai visto i miei compaesani. E poi non voglio parlare di quello che ha una fettuccina incollata ogni 5 minuti, che diffama, che dice Firenze è una città di merda. Quello lì non lo calcolo nemmeno più io. Perché quello lì avrebbe bisogno di sostegno, quello non va, quella persona lì non va offesa, quella è una persona che andrebbe aiutata, non sto scherzando. Quindi cosa ti arrabbi con quella persona lì? Questa è gente che non sta bene, è gente che andrebbe, cioè, questi hanno bisogno non di un sussidio economico, hanno bisogno veramente di essere aiutati, di essere coccolati. Gli vanno dosati i medicinali per bene. Non bisogna smettere di prenderli i medicinali, perché purtroppo in certi casi sono necessari. Ciao, Inter.